Andiamo a vedere rapidamente quelli che sono gli aspetti legati appunto alla fiscalità delle polizze. Andrò un po' più rapidamente, più velocemente su quelli che sono gli aspetti strettamente legati alla fiscalità delle polizze, visto insomma la platea molto qualificata che ci segue, diciamo che sappiamo un po' tutti quelli che sono i vantaggi da un punto di vista appunto della fiscalità delle polizze assicurative. Mi preme invece poi fare qualche approfondimento su quello che potrebbe essere, insomma, il vantaggio, comunque il ruolo della fiduciaria, soprattutto con riferimento magari a polizze di compagnie estere, sulla quale andremo a fare insieme qualche riflessione. Dal punto di vista della fiscalità, noi sappiamo che sostanzialmente abbiamo dei redditi di capitale che vengono ad essere tassati solo al momento in cui l'ammontare dell'assicurazione sulla vita e sulla capitalizzazione viene percepito e quindi chiaramente come differenza tra quelli che sono stati i premi pagati e quello che è l'ammontare percepito. Sui rendimenti viene applicata quindi una tassazione, diciamo, differita nel momento in cui c'è la percezione di questi proventi, secondo quello che dicono gli articoli 44 e 45 del testo unico. Chiaramente poi c'è una tassazione con aliquota che va per periodo di maturazione del rendimento con le varie aliquote. Sappiamo che siamo passati dal 12,5% vigente fino al 2011 all'attuale 26%, fermo restando che c'è sempre un'aliquota vantaggiosa per quello che riguarda i proventi derivanti da titoli di Stato sempre tassati con il 12,5%. C'è poi il vantaggio sicuramente, quindi quello che abbiamo appena visto è il regime al riscatto, ma in caso morte c'è un ulteriore vantaggio che fino a qualche anno fa, per la verità, era anche più consistente e più apprezzabile, nel senso che c'era un'esenzione totale di quello che era l'indennità ricevuta in caso morte dell'assicurato. Questo tipo di situazione è stata un attimo ristretta dal punto di vista appunto del vantaggio fiscale con la legge di stabilità del 2015, in cui sostanzialmente è stata limitata la predetta esenzione ai capitali erogati a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari e non anche ai relativi rendimenti di natura finanziaria. Quindi da questo punto di vista c'è sostanzialmente una sorta di doppio binario, solo il capitale che va a coprire il rischio demografico è esente da tassazione, mentre la differenza, i rendimenti vengono tassati appunto come redditi di capitale. Nella carrellata appunto su quello che sono i vantaggi fiscali delle polizze assicurative non può mancare un riferimento al regime dell'imposta di successione. Sappiamo che l'articolo 12 del testo unico del 90 sulla imposta di donazione e successione prevede sostanzialmente ai fini della successione che escluso dall'attivo ereditario l'assicurazione che abbia natura previdenziale obbligatoria o appunto stipulata dal defunto, e quindi anche sotto questo profilo c'è un sicuro interesse dello strumento polizza. Ci sono poi una serie di situazioni un po', diciamo, borderline, anche e soprattutto dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate, le polizze miste, e su questo è intervenuta l'amministrazione finanziaria anche con la circolare che citavo nelle precedenti slide, la 8 del 2016, dove sostanzialmente viene anche qui fatto un discorso di perimetrazione ben delineata di quella che è il vantaggio di natura fiscale, proprio perché si dice che è esente da IRPEF il solo capitale erogato a copertura del rischio demografico in caso di polizze vita miste, mentre la parte restante della prestazione corrisposta è imponibile come reddito di capitale ai sensi dell'articolo 44. Nell'ambito delle polizze miste, latamente intese, possono rientrare evidentemente anche le polizze di cui ci ha parlato il collega Cini nel suo intervento molto interessante. Apprezzavo le distinzioni e le precisazioni in merito al trattamento civilistico, perché evidentemente le valutazioni di ordine di natura civilistica hanno il loro impatto anche su quello che è l'aspetto proprio reddituale, fiscale.
Le polizze unit, infatti, potrebbero, data la loro natura spuria, che bene ci ha spiegato il collega, potrebbero prestare il fianco a diciamo talune contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, più o meno fondate a seconda dei casi, perché poi non tutte le polizze, sappiamo bene, sono fatte allo stesso modo, con tutta una serie poi di rischi che ci possono essere nel momento di, in caso di contestazione, su questi vantaggi che abbiamo appunto sinteticamente delineato. Un focus e delle riflessioni che volevo condividere con voi, sicuramente lo meritano le polizze stipulate con compagnie estere, perché qui chiaramente le cose si complicano un po', già di per sé non sono semplicissime. Nel momento in cui la compagnia è una compagnia estera, le cose si complicano se parliamo di aspetti prettamente fiscali. Sappiamo che sostanzialmente se la compagnia estera agisce in regime di libera prestazione di servizi, può direttamente o per il tramite di un rappresentante fiscale andare a versare, per quello che riguarda l'imposizione sostitutiva del 26% prevista dall'articolo 26 ter del DPR 600 del 73, versare le imposte dovute. Aggiungo poi per completezza che ci sono anche gli aspetti legati al cosiddetto bollo virtuale, perché sappiamo che si tratta sicuramente di un prodotto finanziario che comunque sconta, insomma, la sua tassazione anche sotto questo profilo. Ma vediamo nella pratica operativa che in realtà sono poche le compagnie assicurative che agiscono in libera prestazione di servizi qui in Italia, e quindi in questo caso ecco che sicuramente può essere interessante avvalersi di un intermediario residente, come può essere per l'appunto la fiduciaria, che può semplificare la vita e di parecchio al contraente, ma come vedremo poi tra un attimo, probabilmente per le considerazioni che faremo a breve, anche al beneficiario. Perché in mancanza di una un intermediario residente che agisce da sostituto d'imposta, se la compagnia estera non agisce in regime di libera prestazione di servizi e non ha nominato un rappresentante fiscale in Italia, non resta che la strada più tortuosa, diciamo così, per il percipiente di queste somme, cioè quella della dichiarazione, che presenta delle criticità sia dal punto di vista della determinazione delle imposte dovute, quindi del calcolo delle imposte dovute, e sia dal punto di vista del monitoraggio fiscale delle polizze estere. Ormai, bene o male, dopo tutte le varie edizioni, scudo fiscale, scudi fiscali, voluntary disclosure e quant'altro, si tratta, diciamo, di una tematica abbastanza conosciuta. Sappiamo che tra gli altri le persone fisiche che hanno degli investimenti all'estero, latamente intesi, fra cui sicuramente anche le polizze, vi sono degli obblighi di andare a segnalare questo investimento in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi della persona fisica, che è appunto il quadro RW. Se non che negli ultimi anni, in particolar modo dal 2017, si sono susseguiti poi una serie di novità normative da questo punto di vista, che hanno esteso la platea soggettiva di coloro i quali sono tenuti al monitoraggio di di questi investimenti, e in particolare per quello che riguarda le polizze, ci sono delle riflessioni che appunto voglio condividere con voi. Perché? Perché il monitoraggio fiscale non riguarda più solo e soltanto il soggetto che ha la, diciamo così, diretta disponibilità dell'investimento estero, ma riguarda oramai da qualche anno anche i cosiddetti titolari effettivi. Ora sapete che la nozione di titolari effettivi, lo vedete plasticamente nella slide proiettata, riprende questo concetto tipico della disciplina antiriciclaggio. Qui abbiamo l'avvocato Vedana, che in materia è un maestro. Quindi la tipicità della disciplina antiriciclaggio in qualche modo viene travasata anche nell'ambito fiscale, seppur con gli adeguamenti del caso.
Ebbene, nella definizione di titolari effettivi, che appunto viene richiamata dal DL 167 del 90 in materia di monitoraggio fiscale, dall'articolo 4 in particolar modo, che richiama appunto le disposizioni del decreto legislativo 231 del 2007 in materia appunto antiriciclaggio, c'è il richiamo a questa specifica disposizione laddove si appunto prevede che il titolare effettivo, come sappiamo, deve intendersi fra gli altri la persona fisica o le persone fisiche diverse dal cliente nell'interesse della quale o delle quali in ultima istanza il rapporto continuativo instaurato, la prestazione professionale resa o l'operazione eseguita. Se noi decliniamo effettivamente questa definizione sotto il profilo del monitoraggio fiscale con specifico riferimento alla polizza, ecco che potremmo arrivare a diciamo, forse togliere quel punto interrogativo che ho messo appunto nella slide per il solo fatto che comunque non abbiamo, diciamo, pronunce ufficiali specifiche sulle polizze in questo senso da parte dell'amministrazione finanziaria che ci dicano che anche i beneficiari sono titolari effettivi della polizza assieme evidentemente al contraente, perché è difficile sostenere che non siano le persone che in ultima istanza hanno interesse, diciamo, che quel contratto possa essere, insomma, perfezionato, di cui loro sono sostanzialmente i appunto beneficiari ultimi, anche perché ultimamente ci sono state anche, diciamo, prese di posizione ufficiose, nel senso che non ancora pubblicate ufficialmente da parte dell'amministrazione finanziaria, in materia di trust, istituto sicuramente diverso, ma che presenta sotto il profilo della titolarità effettiva qualche, insomma, punto di contatto con le polizze, laddove l'amministrazione finanziaria sostanzialmente per i beneficiari di un trust estero discrezionale addirittura, quindi beneficiari non individuati, ha previsto sostanzialmente l'obbligo, in quanto titolari effettivi, di andare a compilare il quadro RW. Quindi io sinceramente, se dovessi, diciamo, dire oggi quello che penso alla luce della situazione attuale, mi verrebbe da dire che difficilmente, se facessimo la domanda, diciamo così, all'Agenzia delle Entrate, l'agenzia non ci direbbe che anche i beneficiari possono essere qualificati come titolari effettivi di quel tipo di investimento. Però, mancando evidentemente un pronunciamento ufficiale di questo tipo, permane una certa alea, diciamo, su questo tema. Da questo punto di vista è chiaro che può essere sicuramente apprezzato e valutato il ruolo che può avere la fiduciaria sotto questo profilo, non solo e non tanto a questo punto nei confronti del contraente, sicuramente diciamo l'utilizzo della fiduciaria ha i suoi vantaggi, lo abbiamo detto, sia per l'eventuale riscatto, per quelli che possono essere appunto i conteggi, sia per quello che riguarda espressamente gli aspetti legati al monitoraggio fiscale. Perché? Perché c'è una disposizione normativa nell'articolo stesso 4 del DL 167 del 90 sul monitoraggio fiscale che espressamente prevede come sostanzialmente contribuente non è gravato dall'andare in dichiarazione, dall'indicare i propri investimenti nel quadro RW nel momento in cui sostanzialmente si avvale di un mandato fiduciario, quindi non di un'operazione evidentemente spot, quindi da un incarico formalizzato appunto all'intermediario italiano, che poi nelle varie edizioni di voluntary disclosure è stato sostanzialmente perfezionato in quello più ricorrente del mandato senza intestazione, che consente appunto alla fiduciaria di agire da sostituto d'imposta, applicare le ritenute del caso, e al contraente, ma per quello che dicevamo prima, probabilmente anche al beneficiario, di evitare di indicare nel quadro RW, evitando quindi anche le relative sanzioni in caso di errori o omissioni abbastanza pesanti, soprattutto quando magari si tratta di polizze stipulate con compagnie estere, comunque magari situate in paesi blacklist. E quindi da questo punto di vista sicuramente il ruolo della fiduciaria è da tenere bene in
in considerazione. Io credo di aver fatto una carrellata insomma rapida nei tempi assegnati su quelli che sono gli aspetti fiscali e quello che potrebbe essere il ruolo della fiduciaria. Cedo a lei la parola, dottoressa Pezzatti. Amministrazione finanziaria, anche sulle unit linked, di che cosa si tratta e quali sono i rischi per i contribuenti? E poi se la fiduciaria può essere utile per ridurre questo tipo di rischio? Ha in parte già risposto, ma volevo magari essere... Ottima domanda, perché in realtà è un tema molto attuale, ecco perché mi ci sono dilungato un attimino, nel senso che è una tematica molto attuale sotto un duplice profilo. L'Agenzia delle Entrate sta lavorando appunto su un doppio filone. Il primo è quello di cui stiamo leggendo anche in questi giorni, di natura insomma più generale, cioè sta portando avanti i controlli basati sui cosiddetti CRS, laddove CRS non è l'acronimo di Cristiano Ronaldo, il CR7, ma si tratta dei cosiddetti Common Reporting Standard, cioè delle procedure che a livello internazionale consentono lo scambio automatico, questo vuol dire quindi a prescindere da espresse richieste in questo senso da parte delle amministrazioni interessate, dei dati sui conti finanziari e più in senso lato degli investimenti finanziari, tra cui anche le polizze. Stanno arrivando queste letterine, cosiddette lettere di compliance, ai contribuenti, laddove vengono sulla base di queste, dell'elaborazione di queste comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate nota delle divergenze, quindi magari l'amministrazione fiscale irlandese comunica che c'è una polizza di cui magari è contraente Nicola Fasano, lo comunica alla propria amministrazione Tax Authority irlandese, che a sua volta lo comunica all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate vede che Nicola Fasano non ha compilato l'RW, manda una letterina cosiddetta di compliance, diciamo così bonaria, dicendo: Nicola Fasano, noi abbiamo visto, abbiamo ricevuto questa comunicazione, abbiamo dato un'occhiata alla tua dichiarazione, non c'è l'RW, cortesemente spiegaci perché questo è successo e considera che eventualmente puoi adoperare e utilizzare il cosiddetto ravvedimento operoso, quindi andare sostanzialmente con delle sanzioni scontate a presentare ora per allora delle dichiarazioni integrative, includendo anche quello che mi sono, diciamo così, dimenticato di dichiarare. E poi c'è un secondo filone, che è quello proprio più specifico, relativo ai questionari che sono notificati in merito alle polizze unit linked, laddove sostanzialmente in qualche caso l'Agenzia delle Entrate tende a disconoscere quelli che abbiamo visto, i vantaggi fiscali tipici delle polizze assicurative, proprio sul contrasto, basando insomma la sua impostazione su questo contrasto giurisprudenziale, sul fatto che potrebbero esserci dei margini in casi, a mio modo di vedere, però patologici, dove sostanzialmente magari è il contraente che continua a fare un po', diciamo, il bello e il cattivo tempo in relazione a quegli investimenti, e quindi non è la compagnia assicurativa a fare gli investimenti appunto sottostanti. In quel caso le conseguenze possono essere insomma abbastanza incisive, perché vuol dire che c'è una tassazione analitica per periodo di imposta e non c'è il tax deferral di cui parlavamo prima, vuol dire che ci potrebbero essere risvolti sotto il profilo dell'imposta di successione, perché non si tratta a quel punto più di un prodotto assicurativo o di una polizza vita, ma di prodotti insomma finanziari, investimenti finanziari latamente intese. Da questo punto di vista la fiduciaria può essere un valido supporto, perché difficilmente la fiduciaria può prendere in pancia, prende in pancia nell'ambito, diciamo, del mandato fiduciario, meglio, una polizza, diciamo, di quelle patologicamente false, diciamo così, che pure si vedono insomma nel mercato. Quindi, oltre a dare una garanzia per quello che riguarda gli investimenti da un punto di vista della tassazione e del monitoraggio fiscale, è anche una sorta, tra virgolette, di guardiano che può essere utile sulla bontà di quella polizza.